Sono un attivista di Extinction Rebellion e oggi siamo qua, abbiamo anche chiamato e invitato tutta la cittadinanza, altre realtà romane, per far sentire la voce appunto di tutta la cittadinanza verso le ingiustizie che ENI e quindi il governo, visto che per il 30% ENI è di proprietà del governo. Ingiustizie in particolare focalizzate verso la Palestina, perché noi sappiamo che ENI fin da subito dopo l'inizio, diciamo, anzi il proseguo della colonizzazione palestinese, ha fatto accordi con aziende legate all'IDF, l'esercito israeliano, ma anche ha subito messo le sue mani su delle concessioni di giacimenti di gas in acque territoriali palestinesi e anche, in ottica più generale, spostandoci dalla Palestina ma prendendoci tutto il sud globale, ricordiamo anche che il piano Mattei, che è finanziato con il Fondo Italiano per il Clima, ovvero i soldi che secondo gli accordi di Parigi dovrebbero essere destinati a tutta la transizione equa del sud globale, appunto, verranno usati invece per arricchire poche multinazionali italiane sfruttando le risorse di molti paesi africani, quindi una nuova colonizzazione finanziata con i soldi che dovrebbero invece risolvere l'emergenza climatica. Per questi motivi siamo qua chiedendo di istituire delle assemblee cittadine, perché i soldi pubblici vorremmo che fosse a disposizione di tutti la scelta su come investirli, ma anche di agire ora per fermare il genocidio e per fermare l'emergenza climatica.